In questo video vi parlerò della gelosia, non la gelosia comparata alla possessività, come è già capitato in un altro video, ma la gelosia in un modo particolare, vissuta alla luce di una storia personale. È un caso che mi sono trovato recentemente ad affrontare in studio e di cui mi fa piacere parlarvi. Questa coppia è una coppia di una trentina d'anni, si vogliono molto bene, stanno insieme da un annetto circa, la loro vita sessuale è molto soddisfacente. Sono molto contenti, ma c'è la storia di lei che è una storia che condiziona fortemente il loro rapporto. È la storia di una ragazza che quando aveva 6 anni vide il padre andare via di casa e non tornare mai più per scelta, quindi una storia di abbandono profondo che mise anche la mamma in una condizione particolare di dover affrontare il proprio dolore e nel frattempo accudire una bambina. Questa bambina è diventata donna, si è sposata, ha fatto un figlio e il marito, subito dopo il figlio, se n'è andato. Un secondo abbandono incredibile. Adesso questa ragazza che è appunto ha circa una trentina d'anni con una figlia, ha una relazione con questa persona di cui vi ho parlato. È vittima di una grandissima paura. Quella di essere abbandonata nuovamente. E come diventa questa paura influente in maniera negativa all'interno della loro relazione? Questa ragazza continua ad avere bisogno di conferme, conferme d'amore. Ci sei, ci sei, ci sei, mi ami, mi vuoi bene, sei sicuro? E questo si manifesta anche quando la persona, il suo compagno, è straordinariamente accudente, attento, presente. Però la cosa diventa poi insistente, continue richieste di presenza con i messaggi. Questa persona ha anche una vita propria, personale, in cui fa delle cose, tra l'altro delle cose assolutamente innocue rispetto alla vita di coppia, non certo va con altre donne. Eppure è tempestato da questi messaggi, ma non sono messaggi che vogliono tenerlo sotto controllo, sono messaggi di richiesta di conferme di essere amata. Questa gelosia è diventata così forte, così invadente nella vita di lui, che lo ha reso anch'esso insicuro. Dice: ma io non so più cosa fare per tranquillizzare questa ragazza. Entrando poi nella vita sessuale, che vi ho detto è una vita sessuale che di per sé funziona, hanno anche molti rapporti sessuali, mi ha parlato anche di 5 rapporti in un giorno, quindi una cosa importante, però è capitato che in una di queste occasioni le cose non siano andate bene, il pene di lui non si è eretto a sufficienza per avere un rapporto. E che cosa è successo? Come ha vissuto questa ragazza questa cosa? Come un ulteriore potenziale pericolo. Se non funzioni, vuol dire che non mi ami abbastanza. Questa è una cosa abbastanza ricorrente nella donna che si trova ad avere a che fare con una defiance del proprio compagno. Ma in questo caso la cosa è ancora più amplificata. Questa ragazza si è messa a piangere, disperata. La sua lettura era: se non funzioni con me a letto, vuol dire che non ti piaccio abbastanza e vuol dire che quindi c'è un forte rischio che tu mi abbandoni e io non lo sopporto perché la mia storia personale parla di un papà che se n'è andato quando avevo 6 anni e di un marito che quando è nata la mia bimba se n'è andata e per me questo è intollerabile. Questo sta generando in lui un ulteriore aggravio di questa possibilità di non avere l'erezione, ma non perché abbia un problema, semplicemente perché per lui adesso diventa indispensabile non rivedere questa ragazza disperata che piange perché lui non funziona e si è messo in moto un circolo vizioso in cui lei teme di perdere lui e lui ha l'ansia da prestazione perché deve funzionare per non vedere lei disperata del fatto che lui non funziona. Vi racconterò altri casi clinici nei quali mi sono imbattuto e vedrete come attraverso anche il racconto di storie vere si possono spiegare molte cose. Un saluto a tutti.